Sì, il secondo tempo il Modena è venuto fuori un po' di più, anche perché il primo tempo ha fatto troppo poco per poter rimettere in piedi la partita. Mi viene difficile commentarla se non vado sugli episodi, perché noi il 2-0 l'abbiamo fatto è regolare, perché il gol di Ruopolo è regolare. Vero che abbiamo lasciato qualcosina di più agli avversari, vero anche che fino al rigore non abbiamo subito un tiro in porta, io non mi ricordo una parata del nostro portiere. Ci sta che magari la squadra avversaria possa avere una reazione anche d'orgoglio, comunque sia una squadra di qualità, però alla fine penso che se non gli avesse dato il rigore la partita avremmo avuto grosse possibilità di portarla a casa. Guarda, sabato scorso mi hanno annullato il gol di Bovo, che è regolare, mi hanno dato un rigore che è inesistente e mi è toccato anche sentirmi dire da qualcuno che dovevo ringraziare l'arbitro a fine partita. Oggi mi danno un rigore che è inesistente perché tocca solamente la palla a Bentivoglio, mi annullano un gol valido che io potevo ammazzare la partita. Il direttore di gara si rifiuta di stringere la mano ai miei calciatori alla fine della partita e a me la malafede non piace. Allora, io penso che qualcheduno la manina sulla coscienza se la debba mettere, perché noi alla fine della fiera, noi come il Modena stesso, io in tutto quello che dico escludo categoricamente la squadra avversaria, che non c'entra assolutamente niente, ha fatto la sua partita senza nessun problema. Però il nostro è un lavoro dove ci sono interessi, c'è spese, c'è sacrificio economico da parte delle società. Io penso che chi viene a dirigere le partite non si debba ergere protagonista, perché non è il direttore di gara il protagonista della partita. I protagonisti della partita sono i calciatori. Il nostro oggi ha voluto fare il protagonista come ha voluto fare il protagonista Cervellara sabato scorso. Va bene anche il guardaline, forse il secondo gol è quello decisivo. Dobbiamo capire bene, c'è fuori gioco o no? Devo rivederlo dal campo, ti direi sì, però a me basta e avanza il rigore che ho preso, perché ha riaperto la partita. Io penso che... Quindi mister, lei dice che non c'è fallo di mano di Ruopolo e che non è rigore quello su Cellini? No. Se ho capito bene. Scusa, chiedo questo, onestamente, tu lo puoi dire che non ha fallo di mano perché l'hai visto o perché il giocatore ti ha detto? Perché l'ho visto, ero in linea con Ruopolo nella deviazione, quindi non è fallo di mano. Sì, no. Ma guardi, non mi sono né mai lamentato degli arbitri, penso che quelli di casa mi aiutano perché sono sempre con me. Ho sempre tenuto un comportamento regolare, perché non mi piace trovare un alibi, soprattutto non mi piace che i miei giocatori trovino un alibi. Però io oggi ho perso una partita pesante, pesante. Dal mio punto di vista è una partita pesante. E non... All'andata ci fu il discorso dell'espulsione, mi diede il rigore contro, poi lo levò. Io non voglio fare la vittima, però... ripeto, chi viene ad arbitrare le partite deve venirlo a fare nel modo più professionale possibile, perché noi ci perdiamo del tempo a fare il nostro lavoro e vorrei che chi viene a fare l'arbitro ci perdesse del tempo. Ma spiegaci meglio questa storia che non ha voluto dare le mani ai tuoi giocatori. Perché... Bisogna che lo chiediate a lui. Ma già prima del rigore c'era stata qualche... Cioè, già alla fine del primo tempo c'è stata una visaglia che non mi è piaciuta col direttore di gara, però sorvoliamo. Poi l'episodio del rigore può aver cambiato, anche perché comunque il Padova aveva il tempo per provare a recuperare, messo dentro anche Lazzaric, però si vedeva che i giocatori si erano nervositi troppo. Abbiamo avuto qualche battibecco durante la partita, quindi ripeto, non voglio trovare, ho perso la partita, non importa, cercherò di andare a vincere quella prossima, però se la perdo perché faccio i danni alzo le mani, se la perdo perché i danni li fa qualcun altro non mi piace più. No, ho detto non vorrei che ci fosse malafede. Cioè, intende dire che stanno spaccando la strada di San Lorenzo? No. Ma guarda, noi abbiamo il nostro presidente la settimana scorsa ha avuto esternazioni pesanti. Può essere anche una conseguenza. Io sono di Modena, ti ripeto, il Modena non c'entra niente in tutto questo, è una lamentela mia, perché ti ripeto, perdere partite così a me, quando mi pestano l'unghia, mi fa male. Siccome oggi è stato qualche scambio di opinioni, secondo me anche fuori luogo. Il discorso del gol di Ruopolo o in generale?
Ma c'è sempre stata una continua minaccia, che prima primo strattone c'è il rigore, primo di qua c'è il rigore, prima spinta di qua, non mi piace, non mi piace. Cioè vi siete sentiti minacciati? No, no, esagerato, esagerato. Però, no, minaccia. In soggezione, diciamo, vi siete sentiti in soggezione? No, io dico solo che l'arbitro non è un protagonista. Quando l'arbitro fa il protagonista c'è qualcosa che non va, ma questo vale per il Padova, vale per il Modena, varrà per la Sampdoria, vale per tutti. L'arbitro non è un protagonista. È il secondo arbitraggio che del genere consecutivo nel giro di tre giorni che vediamo. Hai la sensazione che ci sia qualcosa che non torna? Perché l'impressione è che l'aria sia cambiata intorno a questa squadra e che le dichiarazioni del presidente di sabato, invece di farvi riflettere, forse oggi abbiano portato addirittura ad avere un atteggiamento ancora più... Potrebbe essere stato. Cioè che sia stato deleterio esplodere in sala stampa come ha fatto sabato Cestaro, di fronte a quell'arbitraggio ignobile, perché l'abbiamo visto tutti, casalinghi e non casalinghi, perché Andrea è qua, dicendo, ma che sia stato deleterio. Cioè che l'impressione è questa, perché oggi francamente anch'io vedo delle cose che non mi lasciano molto sorpreso. Sì, cioè, può essere che le dichiarazioni di Cestaro abbiano dato fastidio, però... Non so, mi viene difficile anche commentarlo, perché, ripeto, se sbagliamo, io accetto la sconfitta, ci mancherebbe altro, se una squadra fa meglio di me, il Modena comunque ha fatto la sua partita, poteva anche pareggiarla senza rigore, ma io oggi l'ho persa per degli episodi e mi dà fastidio. Scusa, ti chiedo una cosa, siccome tu hai fatto il calciatore è anche importante, però mi metto anche nei panni di Cuffa, cioè io ho fatto gol, lascia che la palla vada dentro, cioè a Ruopolo adesso tu dici l'ha messa dentro. Ma no ragazzi, non si può fare un calcolo così, no, perché un giocatore va sulla deviazione e non può vedere. Io penso che Ruopolo non abbia neanche visto che tipo di altezza fosse quando l'ha deviata, quindi non... voglio andare a cercare da suo un giocatore, faccio, no? Perché poi vedi che poi è nato, cioè. È di difficile percezione, io vado verso la porta, visto che la palla poteva essere deviata, ho provato a deviarla, non... una cosa naturale. Sì, e per quello mi dà fastidio il doppio. Arriva anche Nardi Salvi. Andiamo avanti. Ma sul gol del 2-1 non hai una percezione. No, e io ti direi da sponda Padova, che secondo me è fuori gioco, poi magari non lo è, questo non te lo so dire. Però quello non è un episodio sul quale vuoi discutere. No, quello non è quello. Quello che ha riaperto la partita è stato il rigore, ma vi ripeto, non sto neanche a sindacare dentro o fuori dall'area, non è proprio rigore, non c'è proprio contatto. Arriva anche nel momento peggiore forse questa sconfitta, perché la vittoria... Questo è quello che mi dà più fastidio, perché insomma è una partita cruciale. A noi oggi una vittoria, non dico che ci cambiava la vita, però ci metteva in una condizione di grande vantaggio. Adesso anche sarà difficile il lavoro, perché insomma la squadra si è vista nervosa e arrabbiata, incazzata per questo. Ma con la polemica arbitrale io la finisco qua. Adesso noi andiamo a giocare la partita di Brescia, ricominciamo senza nessun problema. Dico solo che ci sono delle cose che non mi piacciono. Quindi ci non sarà difficile magari calmare un po' i ragazzi questa settimana? No. C'è stato un po' di... Prego. C'è stato un po' di tensione al ruolo di spogliatoio. Qualcuno normale, una pedata o un pugno alla porta, sono cose che succedono tutti i giorni.